E tra genitori, parenti, amiche e fidanzato c'è sempre qualcuno che toppa il regalo. È ora di dire basta! Ecco quindi un nuovo video con 16 idee regalo divise per prezzo che non ti faranno fare scena muta alla domanda: che cosa vuoi per Natale? E se questa domanda non ti dovesse arrivare? Spammate questo video ai vostri più cari affetti. La mamma WhatsApp? Mandaglielo su WhatsApp. Il tuo ragazzo è sempre su Facebook? Mandaglielo su Messenger. Le tue amiche sono sempre su Instagram? Un direct per ognuna. Tua nonna guarda sempre Rai 1, come dice lei, il primo canale? No, niente. Allora, in quel caso non c'è niente da fare. L'importante è che non si sprechi l'occasione regali di Natale. Sigla. No, che sigla? E il regalo per me? Vai di like! Da 200 a 100 euro. Collana Mondo. Sarà che in questo periodo le collane sono di super tendenza, sarà che viaggiare e sognare piace praticamente un po' a tutte, ma la collana con il ciondolo a forma di planisfero secondo me è un regalo davvero molto sfizioso. È disponibile in oro rosa e in argento, io non la tolgo praticamente quasi mai, e volendo c'è anche la versione bracciale. Una spazzola per la pulizia del viso Foreo. Foreo mi ha inviato il Luna Mini 2 per provarlo, l'ho testato, mi ci sono trovata bene e ho detto perché no, lo consiglio. È la più rivoluzionaria spazzola elettrica per la pulizia del viso. Sì, ve lo giuro, è una spazzola per la pulizia del viso. Ed è in grado di offrire un'igiene pari a 6 volte quella possibile unicamente con le mani. 100% in silicone, quindi antibatterica, super igienica e impermeabile. E anche molto leggera, quindi pratica da infilare in borsetta e super super delicata. Infatti ha 8 velocità regolabili. La utilizzo tutte le volte che faccio la doccia per un minuto e ho notato che ottimizza l'assorbimento delle creme, riduce notevolmente i punti neri e rimuove i residui del make-up, le impurità e l'eccesso di sebo. La carica dura tantissimo, non servono spazzole di ricambio e soprattutto la garanzia dura 10 anni. Il prezzo di questo prodotto, così come quello di tutti gli altri, è nell'info box. Piastra GHD. Scommetto che se non l'avete già la vorreste tantissimo. Io personalmente mi trovo molto bene con la GHD Classic 5 perché riesco a realizzare sia un liscio perfetto, sia le onde, sia i boccoli grazie alle punte arrotondate. Lasciami un like se vuoi un video su come realizzo i miei soliti boccoli, tranne oggi. Buono regalo Asus. Alt. So che può sembrare una cafonata, ma non lo è. E sai perché? Uno, perché un buono regalo prima dell'inizio dei saldi è come un biglietto per il paradiso. 2. Perché è un ottimo modo per far vincere la paura dello shopping online. 3. Perché è Asus, cioè praticamente ci si può trovare di tutto. Da 100 a 50 euro. Palette Naked Heat. Super richiesta, spesso sold out. La palette a colori caldi, in parte pigmentati, in parte opachi. Accontenta praticamente tutte le carnagioni di contrasti. È molto bella su biondo e more ed è pazzesca sugli occhi azzurri e verdi. Hit MAC. I 12 lipstick più venduti di MAC in un unico kit. Online è praticamente sold out quasi ovunque, quindi credo non abbia bisogno di tante presentazioni. Inutile dirvi che lo vorrei anche io e che quindi condividerò questo video con Marco, tipo un messaggio subliminale. Una fotocamera istantanea Instax. La mia preferita è l'Instax Mini 9, piccola e pratica, pigi un bottone ed esce la foto. Secondo me è il regalo perfetto per una gita, un weekend fuori porta oppure un viaggio di coppia, specie attualmente che scattiamo migliaia di immagini virtuali e poi non abbiamo neanche una foto reale. È disponibile in tantissimi colori, anche rosa, e ha anche uno specchietto per realizzare un bel selfie. Il nuovo profumo Jean Paul Gaultier. È indubbio che il profumo sia super super soggettivo, ma vuoi mettere questa confezione? No place to go. Let it snow, let it snow, let it snow. Man, it doesn't show signs of stop. Da 50 a 30 euro. Un'agenda Happiness Planner. Motivazionale e unica nel suo genere, finalmente disponibile in italiano la versione dei 100 giorni, con tante domande e quote ispirazionali per raggiungere i propri obiettivi. Un rossetto personalizzato. Sephora per 5 euro in più permette di poter inserire il proprio nome su alcuni prodotti, come questo rossetto di Saint Laurent. Un pigiama di Oysho. Morbido, super coccoloso, magari anche con gli unicorni. Pensate un po', le spedizioni per tutto il mese di dicembre sono gratuite e se mai dovesse proprio non piacere, una volta restituito si viene anche rimborsati. Un leggings Nike. A gennaio le iscrizioni in palestra aumentano in maniera esponenziale. La voglia quella... no.
e si finisce con l'andare vestiti in maniera improponibile con i primi capi che si trovano nell'armadio. Un regalo quindi molto utile può essere un leggings nero classico ma molto cool come questo Nike, con il quale è impossibile sbagliare. Sotto i 30 euro. Un portagioielli pinky. Utile è utile. Bello è bello. Instagrammabile è instagrammabile. Un portagioielli pinky fa felici con un piccolo prezzo. Un ombretto per sopracciglia, benefit. Non serve essere pro. Anzi, si può anche non essere bravine per utilizzare correttamente questo kit per le sopracciglia. Due colorazioni, una più chiara e una più scura, riproducono la naturale gradazione delle sopracciglia. L'applicazione poi è semplicissima, a prova di errore. Un maglione natalizio. Del resto, che Natale sarebbe senza un maglione natalizio? Su ASOS ho trovato questo carinissimo colombino di panni zenzero che mi piace tantissimo ed è disponibile anche in una versione plus size. Un poster personalizzabile. Le stampe piacciono un po' a tutte, ma c'è da dire anche che quelle classiche hanno un po' stufato. Su Troppo Togo ho scoperto che si possono personalizzare i poster con i pezzi della canzone del proprio artista preferito. Secondo me è un'idea straoriginale. Spero che questo video vi possa essere utile. Se vi è piaciuto lasciatemi un piccolo like e iscrivetevi al mio canale. Nell'info box ho inserito tutti i link e i prezzi dei prodotti di cui vi ho parlato. E se non volete perdervi nessuno dei miei outfit quotidiani, seguitemi su Instagram come Ele Petrella.